Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale di Calcio Femminile e grande protagonista l'estate scorsa nel mondo dello sport. Poi vedremo perché. Buonasera Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Buonasera. Buonasera Gianrico Carofiglio, scrittore. Buonasera Paolo Berizzi, inviato di Repubblica e autore della rubrica quotidiana su Repubblica contro l'odio, che si intitola Pietre. Allora, il 2019 è stato l'anno del prima gli italiani di un moltiplicarsi di episodi di razzismo, di intolleranza, di discriminazione, fino ad arrivare anche a dover dare la scorta a Liliana Segre. Quest'anno cambierà qualcosa? Subito dopo la pubblicità. Berizzi, tu su Repubblica sei autore della rubrica quotidiana che si intitola Pietre e che è una rubrica contro l'odio. Hai molto da raccontare? Purtroppo sì, dico purtroppo perché una rubrica quotidiana è anche un po' un termometro. Ti serve per misurare lo stato di salute del paese, le eventuali patologie. E da tempo l'Italia è afflitta da questo virus che si chiama odio. C'è odio nelle parole d'ordine dei gruppi fascisti, nazisti, c'è odio antisemita, c'è l'odio del razzismo, del bullismo, del sessismo, dell'omofobia. C'è un odio diffuso. L'odio si è sparso nella società civile, nella vita pubblica, nella politica, nel linguaggio anche televisivo. Insomma, non tutti per fortuna, ma ci sono giornali e trasmissioni che usano linguaggio spesso da bar. I politici oggi parlano come gli elettori, parlano come la piazza. Allora c'è stato questo fenomeno che noi cerchiamo di raccontare ogni giorno, con una pietra al giorno, per cercare di capire se davvero al netto della libertà d'espressione c'è, e io penso di sì, se ci sono dei paletti oltre i quali non si può e non si deve andare. Questa cosa per fortuna qualcuno se la ricorda ancora. In Germania la televisione pubblica ha messo al bando un esponente estremista di AfD. Quindi del partito di destra estrema Alternative für Deutschland. Esatto, per far capire che ci sono delle cose che non si possono e non si devono dire. E questo lo stabiliscono le leggi, piaccia o non piaccia a qualcuno. Senti, Francesco Borgonovo, siccome voi della Verità siete convinti che la vera discriminazione sia quella del politicamente corretto, però viene da pensare che tra Salvini, Trump, Boris Johnson e altri, il linguaggio del potere è il politicamente scorretto, che tanto vi piace, no? A parte il fatto che Salvini non è più al potere da un po' in questo paese, anzi c'è una maggioranza diversa che su alcuni temi, ad esempio quello dell'odio, ha posizioni molto chiare, insiste particolarmente su questo. Il problema è che va oltre la politica, il discorso del politicamente corretto, c'è un intero sistema mediatico che insiste su alcuni temi e li amplifica. Un esempio lampante è la Commissione Segre, che sostanzialmente è stata istituita basandosi su una notizia falsa, cioè che Liliana Segre ricevesse 200 e passa insulti al giorno sui social network, benché non avesse i social network e benché non ci fosse alcun rapporto che dimostrava questa cosa. Quindi mi sembra che invece la tematica dell'odio, questa insistenza sull'omofobia, sul razzismo,
sull'eterno ritorno del fascismo, serva poi a colpire una parte politica che è quella riconosciuta come odiatrice e che quindi deve essere ridotta al silenzio. Abbiamo persino un movimento di piazza, le Sardine, che va in piazza appunto per chiedere che gli esponenti della destra sovranista non parlino e non vincano le elezioni, caso più unico che è raro nel mondo, credo, di un movimento di piazza che manifesta contro l'opposizione. Angelico Carofiglio, lei è d'accordo? E perché c'è questo fascino per il politicamente scorretto? E siccome, diciamo, il quadro che hanno tracciato Paolo Berizzi prima e poi Francesco Borgonovo sono completamente diversi, antitetici, dov'è la verità? Una questione fondamentale, addirittura che precede l'odio di cui parlava Berizzi, è quella di un sentimento solo appena meno grave ma più pervasivo ancora, che il rancore, l'invidia sociale, lo sdegno di pseudo cittadini che in realtà sono sudditi, incapaci di assumersi la responsabilità di essere cittadini. È rispetto a costoro che parla il linguaggio del populismo, il linguaggio che accarezza per il verso del pelo la rabbia sterile di non cittadini. È un compito della politica seria, al di là, diciamo così, di discorsi che lascerei anche perdere, un compito per la politica seria è liberare da questa pratica tossica del rancore la collettività, per cercare di suggerire un progetto di indignazione, che è una cosa diversa rispetto allo sdegno e al rancore. L'indignazione è la ribellione rispetto alle cose che non funzionano e include una dimensione di responsabilità, cambiare un mondo che non ci piace. Il rancore, lo sdegno e a volte anche l'odio sono i rigurgiti di sudditi incapaci o non desiderosi di impegnarsi per cambiare il mondo. Ma anche lei vede un aumento di questi rigurgiti? L'aumento è dovuto soprattutto alle moltiplicate possibilità di diffusione delle testimonianze di odio, perché la bestemmia da osteria, l'urlo, il ringhio di rancore da tram o da bar ci sono sempre stati, soltanto che adesso uno li scrive su un tweet o su un post su Facebook e questi potenzialmente, poi molti finiscono nel nulla, ma potenzialmente possono dilagare, e questo naturalmente è un pericolo, è come un fungo tossico che è in grado di, non è in grado di produrre radici, ma è in grado di dilagare e distruggere o devastare la qualità del dibattito civile. Per questo noi dobbiamo vigilare sull'uso corretto delle parole, perché l'odio e il rancore si nutrono dello svuotamento del linguaggio. Adesso ci arriviamo, ma volevo prima chiedere a Milena Bertolini se anche lei vede il diffondersi di questo fungo tossico, come l'ha chiamato Carofiglio. Ricordiamo che lei è stata protagonista l'estate scorsa in quanto allenatrice della nazionale di calcio femminile e siete state prese di mira da più parti anche voi. Che cosa significa nel suo mondo discriminazione, odio, rancore? Come si manifesta? Ma nel nostro mondo discriminazione sicuramente è mancanza di opportunità. Noi per tantissimo tempo non abbiamo avuto opportunità per crescere, per poter sviluppare il nostro calcio e la nostra passione. È chiaro che il calcio, la storia del calcio femminile è una storia di grandi discriminazioni, perché probabilmente abbiamo osato entrare in un territorio completamente maschile, e nel momento in cui tu entri in un territorio maschile esce fuori, credo, tante paure. Il fatto che durante i mondiali ci siano state anche nei nostri confronti delle frasi, insomma, di odio, o comunque delle frasi molto brutte, io l'associo soprattutto alla paura, soprattutto del mondo maschile, di questa avanzata del mondo femminile in un ambito loro. L'associo molto alla paura, alla perdita di potere, e la donna credo che faccia molto paura all'uomo quando prova ad entrare in ambiti che storicamente non sono femminili. E poi è, appunto, ha giustamente ricordato il potere, che è una questione poi di potere, di paura di perderlo. Francesco Borgonovo, a proposito dei mondiali di calcio femminili,
L'estate scorsa hanno avuto un successo enorme, improvvisamente tutti hanno scoperto che esistono le nazionali di calcio femminile con anche indici di ascolto in televisione molto alti, eccetera, eccetera. Però abbiamo letto, per esempio, da noi in Italia cose del tipo: ecco i mondiali del livellamento sessuale, oppure bucategli il pallone rosa, oppure che covo di lesbiche. Questo tipo di linguaggio, di parole, è un modo di essere politicamente scorretti o è semplicemente volgarità? No, questo è semplicemente volgarità e insulto. Io credo che del politicamente scorretto si parli anche troppo. Prima non se ne parlava, adesso si utilizza a sproposito. La parola, la frase politicamente corretto vuol dire corretto dalla politica, cioè è l'intervento politico per cambiare le parole e i pensieri delle persone. No, ti dicono che tu pensi male e quindi ti devono correggere il pensiero. Un po' come quando Massimo Recalcati, noto esperto di mente, dice che il sovranismo è una malattia psichica, o come qualche altro professore dice che bisogna curare i sovranisti. Ecco, quello è il politicamente corretto, correggere i pensieri, che non ha nulla a che fare con gli insulti o le volgarità, che qualche volta, è vero, qualcuno con la scusa del politicamente scorretto proferisce delle cose inenarrabili o pubblica vignette orribili e altre cose. Quello non è politicamente scorretto, quello fa solo schifo e basta. Per cui, tra l'altro, per combattere il politicamente corretto ci vuole molta raffinatezza, molta attenzione, molta informazione e anche molta cultura, che io non ritrovo in queste frasi che ho sentito poco fa. Vorrei chiedere a Carofiglio, poi dopo Berizzi e Bertolini, ma intanto è giusta la definizione che ha dato Francesco Borgonovo del politicamente corretto scorretto? Ma io devo dire, di solito non sono molto d'accordo con quello che sento da Borgonovo, ma questa impostazione mi sembra che abbia un principio di verità. È vero che c'è, diciamo, nel parossismo del politicamente corretto, cioè nella deviazione di quella che all'inizio era anche un tentativo di mettere le buone maniere nella politica, una inclinazione all'ortopedia del pensiero. Quindi diciamo che possiamo festeggiare il nuovo anno dicendo che sono almeno in parte d'accordo con quello che oggi ci ha detto. Paolo Berizzi, io invece vedevo che non eri tanto d'accordo anche nell'intervento, nel primo intervento di Borgonovo. Cosa non quadra in questa narrazione? Ma non è che c'è qualcosa che non quadra. Io penso che il problema si pone quando le istituzioni, che dovrebbero sconfiggere l'odio, visto che di questo parliamo, la rabbia, il rancore, possiamo chiamarlo come vogliamo, ma insomma è quella roba lì. Quando le istituzioni, che dovrebbero sconfiggere l'odio, anziché sconfiggerlo, lo alimentano, e lì secondo me nasce un problema. Allora io penso che, io non ho una particolare simpatia per il governo giallorosso, insomma, come lo abbiamo chiamato per semplificare, ma io credo che il mutato quadro politico sia servito almeno ad una cosa, cioè che chi prima alimentava l'odio e propagava rabbia, rancore con delle parole d'ordine, con degli slogan, con dei post, con dei tweet, oggi magari lo fa meno. E oggi magari le sardine in piazza ci aiutano, che hanno tutto il mio rispetto, insomma, a prescindere poi da cosa diventeranno, se lo diventeranno, ci aiutano a far capire che diffondere odio è pericoloso, e quando l'istituzione viene meno al suo compito, o la politica, visto che si parlava di politica che corregge, politicamente corretto, lì secondo me siamo di fronte a un qualcosa che ci deve interrogare. Milena Bertolini, ma il politicamente corretto non è semplicemente la buona educazione applicata al linguaggio, al discorso pubblico tutti i giorni? E sì. Diciamo, quando voi e le sue calciatrici vengono definite come un covo di lesbiche, come un rischio per il livellamento sessuale, tutte queste cose... Che vuol dire livellamento sessuale? Sì, non lo so, il livellamento sessuale non lo so bene neanche io, non l'ho ben capito. Mi piacerebbe saperlo, è un tema interessante. È un tema... Ecco, ma voi come avete reagito, e le sue ragazze, le sue calciatrici? Ma le ragazze come hanno reagito? Hanno reagito facendo un mondiale di questo tipo, hanno reagito dando l'esempio di cosa significa fare uno sport, fare squadra, trasmettere messaggi positivi, trasmettere autenticità, trasmettere passione, trasmettere valori positivi. Credo che questa sia stata la migliore risposta delle ragazze.
E non è un caso anche che loro abbiano fatto un mondiale di questo tipo, perché insomma avevano questa forza dentro anche di combattere questo modo di vedere il proprio sport in questo modo così negativo, e quindi condivido con lei il fatto che il politicamente corretto è soprattutto avere educazione e il linguaggio corretto, e che tenga conto del valore delle persone. Berizzi, interpello adesso di nuovo Berizzi e Borgonovo, perché un cavallo di battaglia delle destre sovraniste è l'immigrazione. Allora, gli ultimi dati ci dicono che non siamo di fronte a nessuna invasione, e quindi funziona meno questo tipo di propaganda per i leader sovranisti, o continuerà in questo 2020 ad essere un cavallo di battaglia da utilizzare? Ma diciamo che funziona un po' meno, ma un po' funziona ancora. Funziona meno perché una parte dell'opinione pubblica si è resa conto che la narrazione della destra sovranista, che era costruita sullo spauracchio dell'invasione, dello straniero che ci porta via il pane, il lavoro, le donne, è una narrazione farlocca. Questo lo dicono i dati del Viminale. Il ministro Lamorgese, proprio sulle pagine di Repubblica, ha certificato questa cosa. La ministra Lamorgese. Anche perché se diciamo la ministra, indichiamo che è un ministro donna. Assolutamente. ha certificato che questa invasione non c'è. Io però penso che la destra sovranista, così come è nata e così come oggi continua a cercare il consenso facile, parlando alla pancia della gente, come abbiamo detto milioni di volte, troverà un nuovo nemico. Magari non sono quelli che sbarcano dalla Libia, magari saranno i cinesi, magari saranno quelli che arrivano dalla Lapponia, che so, ma insomma la ricerca continua di un nemico. E quindi cade la narrazione basata sull'invasione dalla Libia e magari ne subentra un'altra, perché questo è il perno sul quale fa ruota chi vuol vedere sempre nell'altro, nel diverso, nel presunto diverso, un problema, una minaccia e mai un'opportunità. Francesco Borgonovo, Salvini senza l'immigrazione rischia di essere un leader dimezzato, o no? Ma a parte il fatto che io non credo che i dati dimostrino che è tutto finito e tranquillo, l'invasione c'è già stata negli anni passati, abbiamo un problema enorme di persone che sono qui in stato di irregolarità. Gli sbarchi sono aumentati, duplicati o triplicati rispetto al governo precedente. Basta aprire, vi invito a farlo, basta aprire il cruscotto statistico giornaliero del Viminale, guardate i numeri degli sbarchi negli ultimi mesi, andate a vedere quali sono i rimpatri che sono stati fatti. Credo che quelli volontari assistiti siano un 150 in più di prima, e quelli, come dire, i ricollocamenti dovuti all'Unione Europea sono ancora quelli che risalgono al governo precedente. Poi che siano difficili da fare lo sappiamo, ma i numeri sono lì sul sito del Viminale. I rimpatri non riusciva a farli nemmeno Salvini. Guardiamo. Cioè, Salvini diceva di riuscire a fare rimpatri, ma non riusciva a farli. Posso, è una balla colossale. Posso finire? Non c'erano i rimpatri. Posso finire? Quindi chi è entrato evidentemente ci sta, posso ma perché finire? Nemmeno Salvini riusciva a rimpatriare. Posso finire? Quindi non raccontiamo cose che non corrispondono alla realtà. I dati del Viminale sono stati diffusi dalla ministra, quindi insomma credo sia la voce più autorevole. Esiste un sito ufficiale del Viminale dove c'è il cruscotto statistico giornaliero che tiene conto degli sbarchi. Andate a vederlo, poi vedete che ha ragione. I numeri dei rimpatri ho detto che sono leggermente aumentati con la Lamorgese, aumentati con Salvini, e poi tra l'altro i rimpatri aumentano anche quando aumentano gli sbarchi. Poi quello che, per tornare politicamente corretto, quello che ho sentito adesso è esattamente il politicamente corretto, cioè certo. Dire che c'è un problema di immigrazione, no? Le persone che hanno una visione critica della gestione dell'immigrazione in questo modo ragionano con la pancia, cioè non con la testa, quindi non pensano, danno così spazio agli istinti, quindi sono in qualche modo persone che vanno rieducate, ricondotte sulla retta via, persone che non ragionano tanto e non capiscono molto bene. Invece io penso che sia una parte degli italiani che, ma non solo beceri populisti di destra, ma anche una bella fetta di elettori di sinistra, che non ha affatto apprezzato come è stata gestita l'immigrazione fino adesso,
tra l'altro non si capisce dove sarebbero se non nel, così, nel permettere altri sbarchi, nel non bloccare l'ONG, le grandi innovazioni dell'attuale governo, visto che i decreti sicurezza, insomma, per mesi e mesi hanno continuato a esistere e invece se fossero stati la priorità li avrebbero cancellati il giorno dopo. Quindi è questa la sottovalutazione costante dell'avversario e la sua riduzione a qualcuno che non pensa con la sua testa ma ragiona con la pancia. Io lo trovo molto razzista questo. Caro figlio? Io penso che tutti i populismi di tutti i colori, a destra come a volte anche a sinistra, abbiano sostanzialmente un'esigenza per funzionare, è quello di dividere il mondo in due parti, quello cioè di violare il principio di complessità del mondo, della politica e della società. La società e tutti noi viviamo in un mondo variegato, complesso, che va interpretato con l'intelligenza. I populismi di tutti i tipi preferiscono dire c'è una parte buona dalla quale siamo noi e poi c'è un nemico che se non c'è bisogna crearlo o se esiste un qualche tipo di problema va amplificato perché appaia un nemico e svolga la funzione, diciamo, di strumento di coesione fra i noi evocati dal populismo. Le semplificazioni... Come? No. Come si fa con i fascisti, esattamente uguale, visto che il fascismo non c'è, però ci sono fascisti dappertutto, anche se governano gli altri. È, è quello che hai detto, caro figlio, adesso. Quello che stava dicendo? Naturalmente no, ma non importa. La semplificazione è un problema in primo luogo perché preclude la capacità di capire i problemi, ma soprattutto perché è premessa per ulteriori gravi problemi. Un mondo dal quale la capacità di comprensione della politica scompare o viene esercitata nelle segrete stanze, perché quello che va detto ai cittadini è una banalizzazione nel migliore dei casi, è un mondo in cui la democrazia è in difficoltà. Parliamo dell'immigrazione un attimo, lo abbiamo detto più volte, ma ripetiamolo. Sembrava che il problema, secondo una certa propaganda, fossero gli sbarchi, ma oltre il 90% dei cosiddetti clandestini arrivano via terra o con gli aerei attraverso dei permessi turistici che poi scadono e loro rimangono là. Ma questo problema non viene affrontato da nessuno perché non consente quel tipo di banalizzazione che invece le barche con gli uomini di colore che arrivano dall'Africa consentono di fare icasticamente. Ci ho detto, chiariamo una cosa, è vero che la sinistra non è stata capace di capire il disagio collegato all'immissione, a volte brusca, di soggetti che venivano da altre parti del pianeta sul nostro territorio. È vero che ha sottovalutato il disagio di persone che certamente non sono beceri fascisti, ma semplicemente magari anziani o persone abituate a vivere in una comunità con un certo assetto, e questo è un problema di cui discutere, cioè le risposte che la sinistra deve essere capace di dare al bisogno di sicurezza e anche alla percezione, a volte sbagliata, ma che esiste, dell'insicurezza. Milena Bertolini, nel mondo dello sport femminile ci sono atlete di colore che però sono italianissime, parlano nel dialetto della regione di provenienza, eppure subiscono attacchi di razzismo. Il mondo del calcio è più un veicolo di integrazione oppure è lo sfogatoio dei peggiori razzisti, in base alla sua esperienza? Beh, no, assolutamente il calcio è un luogo di integrazione. Il calcio è lo sport più popolare in Italia, è quello che ha più numero di praticanti, e quando pensiamo al calcio dobbiamo pensare al mondo del calcio, che è fatto del calcio femminile, del calcio giovanile, e dove l'integrazione è un aspetto fondamentale, dove il calcio, lo sport è proprio uno strumento potentissimo di integrazione. Il calcio femminile secondo me è un esempio bellissimo di integrazione, dove il fenomeno del razzismo è inesistente. E poi mi piace anche pensare Milena Bertolini, è più vero per il calcio femminile che per quello maschile, no? No, guardi, calcio femminile assolutamente sì, ma il calcio maschile lo dobbiamo intendere
con tutto il mondo del calcio giovanile, del calcio degli adolescenti, dove lì l'integrazione c'è tantissima, dove il calcio è uno strumento potentissimo, dove la squadra simbolicamente diventa il luogo dove diverse identità si integrano e lavorano per un obiettivo comune. È proprio la squadra rappresenta simbolicamente questo, quindi il calcio assolutamente è uno sport di grande integrazione. Poi è chiaro che, essendo lo sport più popolare in Italia, più praticato, a volte non si sviluppano anche non i classici valori dello sport, ma anche dei disvalori che portano poi a quello che succede nelle curve. Però non dobbiamo generalizzare, non dobbiamo pensare che il calcio sia quello che succede nelle curve e con gli episodi razzisti che ci sono, sono un aspetto minoritario. Ecco, Berizzi, tu hai molto studiato, hai scritto anche libri sulla destra estrema in Italia e il rapporto tra il mondo del calcio, le curve e la destra estrema. Che cosa hai scoperto che non sapessimo già? Ho scoperto, che ormai ne abbiamo prova ormai quotidiana, che l'estrema destra e le curve ultra oggi sono legate da rapporti molto stretti, sempre più stretti. Forza Nuova, Casa Pound, il Veneto Fronte Skinhead, Lealtà Azione, che Borgonovo conosce molto bene, ed altre formazioni neofasciste hanno nelle curve degli stadi oggi delle vere e proprie emanazioni. C'hanno dei gruppi, delle sigle che sono... che rappresentano la formazione politica di estrema destra in curva. La curva non è un luogo normale, la curva spesso diventa un porto franco, è vero, c'è aggregazione, ma c'è anche molto altro. Spesso la curva diventa un teatro per l'estrema destra, si esibiscono simboli, si raccoglie la cosiddetta militanza, la manovalanza politica, per cui spesso i capi delle curve sono anche capi politici. L'esempio Verona, Balotelli con Luca Castellini, capo di Forza Nuova, pluridaspato, non entrerà per fortuna negli stadi fino al 2030, è un esempio. E allora, rispetto a quello che si diceva poco fa, c'è purtroppo molta differenza tra il calcio maschile e quello femminile. I cori razzisti nelle partite di cui si parlava poco fa non ci sono, ci sono nel campionato di Serie A, e quindi... Io penso che questi due vasi comunicanti, stadi e sezioni politiche, siano pericolosi. Rispetto a quanto si diceva sul fascismo, io non ho nessuna intenzione ovviamente di riaprire uno scambio di visioni diametralmente opposte, chiaramente, sul fascismo che ritorna. Penso che il più grande favore che noi possiamo fare ai fascisti, quelli di ieri e quelli di oggi, sia quello di dire che non esistono. E a forza di dire che non esistono li abbiamo fatti tornare. Li abbiamo fatti tornare con la Lega Sovranista, li abbiamo fatti tornare con Fratelli d'Italia, che ha ancora la fiamma tricolore nel suo simbolo, cioè il simbolo del partito che ha raccolto l'eredità del partito fascista. Io veramente noto che sono anni, e da quando Umberto Eco ha scritto Il fascismo eterno, sono anni che si dice che il fascismo ritorna. Poi viene, perché è funzionale a riunire la sinistra contro il nemico comune. Poi quando vogliamo, visto che citiamo, no, il caso di Verona a proposito di calcio e di odio, proprio a Verona è diventato famoso, perché lo ha intervistato Berizzi, un writer che si chiama Cibo, no, che andava in giro a coprire i simboli di odio, le croci celtiche e quant'altro. Poi si è scoperto che questo signore, presentato come appunto il writer anti-odio, su Facebook pubblicava insulti di tutti i colori contro Israele, contro le donne, contro chiunque. Quindi vedete che il discorso dell'odio spesso serve a spingere, come dire, la censura, oppure dei personaggi così che sfruttano l'onda, no? E si fanno belli con certo, questi temi qui, però certo, invece Sinceri Democratici di Lealtà Azione, ai cui convegni tu vai a parlare, un gruppo di ispirazione certo, neonazista, sono invece un esempio di democrazia, di integrazione, di rispetto, di tutti, insomma, mettiamola così, certo, e quindi, ma guarda, certo, e come no, infatti sono noti, è un gruppo i cui capi, come fuori, tu sai bene, sono pregiudicati, sono legge, per pestaggi politici, sono sentenze passate se in giudicato, legge, sono persone, tu lo sai bene, che sono state condannate perché
hanno picchiato in nome dell'odio razziale e politico, e lo sai molto bene. Poi la scelta di andare a parlarci a questi convegni è personale, ognuno si regola come ritiene. Io non ci andrei, infatti. Tu ci vai e quindi insomma ognuno fa ciò che ritiene in democrazia. Io per esempio non scriverei di bambini che fanno il saluto romano quando non esiste, però, ok, va bene, volevo buttarla su questo, comunque vuoi ricominciare. Ma non ti devi vergognare, scusa, se vai ai convegni e non li visti, dovresti essere orgoglioso, non ti dovresti vergognare. Allora, perché non vai fiero, scusami. No, ma è pubblico. Ma io dovresti sono, esserne fiero. Se vai a parlare che l'unico antisemita a cui hai fatto pubblicità sia questa persona che ho citato prima, che su internet pubblicava post tranquillamente. Ma chi se ne frega del gli hai dedicato una pagina intera sul tuo giornale, è stato in tutte le trasmissioni televisive. Ma scusa, ma perché ti vergogni di dire che vai a parlare ai convegni dei neonazisti? Lo fai danni, lo sanno tutti. Non sono neonazisti. Dopodiché ognuno si regola, ma non venire qui a far finta che non faccio finta di niente, orgoglioso. Tu vai a parlare dei convegni di un gruppo che si ispira a dei signori che si chiamano Leon de Grel, Cornelius Codreanu, e i cui casi sono pregiudicati va bene, abbiamo capito, questi sono fatti Borgonovo, abbiamo capito, sono sentenze di stato ingiudicato, grazie adesso. Sono fatti anche quelli allora, su cui tu hai mentito. Posso, vi interrompo adesso perché adesso do il punto di Paolo Pagliaro che ci riporta sul politicamente scorretto, che mette a dura prova anche la tenuta dell'Unione Europea. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. Discriminare significa trattare in modo diverso situazioni che sono sostanzialmente uguali. Questo atteggiamento è considerato incompatibile con i principi e i valori su cui si reggono le moderne democrazie e lo stesso progetto di Unione Europea. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione riprende e amplia l'articolo 3 della Costituzione italiana e vieta, citiamo, qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, la nazionalità. In una preziosa antologia edita da Donzelli e intitolata Calendario Civile Europeo, curata da Angelo Bolaffi e Guido Kreinz, alcuni dei diversi studiosi interpellati si interrogano sulla possibilità che questi principi, questa cultura intesa come incontro e confronto con l'altro, soccombano, travolti dalle nuove inquietudini e dai nuovi dogmi identitari. Guardandosi intorno si vede che la crisi iniziata nel 2008 ha alimentato nazionalismi e xenofobie, le identità nazionali hanno cominciato a riprendere il sopravvento e le sedi di decisioni comuni iniziano a smarrire l'interesse europeo. La democrazia illiberale mette in discussione le fondamenta stesse del progetto. La cultura dell'inclusione diventa disprezzabile buonismo e la discriminazione diventa un diritto da rivendicare nelle piazze, dove la parola d'ordine è diventata prima noi. In Europa è in corso una nuova battaglia di civiltà e il suo esito è tutt'altro che scontato. Milena Bertolini, il 2020 sarà ancora un anno all'insegna delle discriminazioni o volteremo pagina? Ah, dire che volteremo pagina forse è eccessivo, però io sono positiva, credo che nel 2020 insomma, le cose andranno un pochettino meglio, anche se bisogna sempre vigilare, bisogna sempre stare attenti perché... Insomma, il discorso delle discriminazioni è un discorso molto complesso, un discorso culturale, educativo e quindi insomma, per poter avere dei cambiamenti c'è bisogno di tempo. Però credo che in Italia insomma, ci sia un risveglio penso anche a tutti questi movimenti che ci sono anche nelle piazze. Le persone stanno cominciando a muoversi, ad unirsi, a non accettare più passivamente quello che sta succedendo e io ho molta fiducia sulle giovani generazioni.
Grazie. Grazie Milena Bertolini, in bocca al lupo a lei e alla sua nazionale di calcio femminile. Grazie, grazie Paolo Berizzi, grazie Gianrico Carofiglio, grazie Francesco Borgonovo. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio al nuovo programma di Licia Colò che si chiama Eden, un pianeta da salvare, che va alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, però con una finestra aperta anche sull'attualità. Quindi restate con noi, vi auguro una buona serata, buona Befana e noi ci rivediamo domani 8:30. Arrivederci.